Amiche e amici di Gocce di Libri, ben ritrovati sul canale. Vi do il benvenuto al primo video dell'anno di Prossime Letture. E sono quattro i libri che vi presento oggi e tutti sono stati noleggiati in biblioteca. E il primo di cui vi parlo è di Matteo Bussola, Il rosmarino non capisce l'inverno. Questo è stato un libro che mi ha segnalato una delle mie scritte, credo Miss Sistema, quindi grazie. E lei lo definisce un libro delicato ma profondo. E guardate che cosa carina ho trovato nell'inserto qui. È un piccolo messaggio dell'autore che adesso vi leggo mentre inforco i miei occhiali. E c'è una frase molto bella dell'autore: e a cosa pensa una donna quando, assordata dalle voci di tutti, capisce all'improvviso di avere soffocato la propria, di non essersi mai davvero prestata ascolto? Cosa hai pensato tu la mattina o il pomeriggio o la notte in cui per la prima volta lo hai capito? E c'è pure il suo autografo, guarda che carino. Allora, scusate la luce o l'ombra, il riflesso degli occhiali, ma sono in notturna, quindi devo usare il ring light e va così. È tutto un po' improvvisato, Non mi sono per niente preparata a questo video, purtroppo non ho avuto tempo. Ancora l'autore scrive nella seconda di copertina: ho deciso di scrivere di donne perché non sono una donna. Perché ho la sensazione di conoscerle sempre poco, anche se vivo con quattro di loro, e perché è più utile scrivere di ciò che vuoi conoscere meglio invece di ciò che credi di conoscere già. In pochi come Matteo Bussola sanno raccontare con tanta delicatezza e profondità le contraddizioni dei rapporti umani. In pochi sanno cogliere con tale pudore il nostro desiderio e la nostra paura di essere felici. Una donna sola, qui parliamo della trama del libro, che in tarda età scopre l'amore. Una figlia che lotta per riuscire a perdonare sua madre. Una ragazza che invece non vuole figli perché non sopporterebbe il loro dolore. Una vedova che scrive al marito, una sedicenne che si innamora della sua amica del cuore, un'anziana che confida alla badante un terribile segreto. Le eroine di questo libro non hanno nulla di eroico, sono persone comuni, potrebbero essere le nostre vicine di casa, le nostre colleghe, nostra sorella, nostra figlia, potremmo essere noi. Le donne sono degli eroi, con tutte le cose che fanno. Fragili e forti, docili e crudeli, inquiete e felici, amano e odiano quasi sempre con tutte se stesse, perché considerano l'amore occasione decisiva. Cadono come tutti, eppure resistono come il rosmarino quando sfida il gelo dell'inverno, che tenta di abbatterlo e rinasce in primavera nonostante le cicatrici. Un romanzo in cui si intrecciano storie ordinarie ed eccezionali che ci toccano, ci interrogano, ci commuovono. Direi che promette bene, vero? Bene, ne parleremo probabilmente a febbraio, perché questi sono libri super nuovi che dovrò restituire entro un mese, quindi vi sicuramente leggerò e vi racconterò le mie recensioni. Però aspettate un attimo, torniamo a Matteo perché volevo leggervi un pochino dell'autore, che è nato a Verona nel 1971 e ha già pubblicato per Einaudi, Stile Libero, dei bestseller come Notte in Bianco, Baci a colazione, che è stato tradotto in molti paesi. Poi Sono puri i loro sogni del 2017, La vita fino a te nel 2018, L'invenzione di noi due nel 2020 e Il tempo di tornare a casa del 2021. E conduce una trasmissione radiofonica su Radio 24, I Padri Eterni, e tiene una rubrica settimanale su F dal titolo Uno scrittore, una donna. Io confesso, questo autore non lo conoscevo, quindi mal per me, però insomma, meglio tardi che mai. Allora, tutti stanno parlando di questo libro di Benjamin Stevenson, tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno.
Allora, ho sentito pareri contrastanti su questo libro, divertente, però non lo so, non tutti troppo entusiasti. E vediamo un po' di che cosa si tratta. Seconda di copertina, la trama. A Ernie Cunningham le riunioni di famiglia non sono mai piaciute. Di sicuro c'entra il fatto che 3 anni prima ha visto suo fratello Michael sparare a un uomo e lo ha denunciato, un oltraggio che non gli è ancora stato perdonato. Perché i Cunningham non sono una famiglia come le altre, c'è solo una cosa che li unisce. Tutti hanno ucciso qualcuno. Ora hanno deciso di ritrovarsi per un'occasione speciale, trascorreranno un fine settimana in un resort di montagna per festeggiare l'uscita di prigione di Michael. Ma i Cunningham non sono tipi da stare in pantofole davanti al caminetto. Il giorno dell'arrivo di Michael viene trovato il cadavere di un uomo. Ha le vie respiratorie ostruite dalla cenere, come se fosse morto in un incendio, ma non ha ustioni sul corpo. Mentre una bufera si abbatte sul resort isolandolo e la polizia brancola nel buio, spetterà a Earn capire se il colpevole è uno dei suoi familiari, prima che vengano uccisi tutti. Giocando con il decalogo del giallo perfetto, scritto da Ronald Knox nel 1929, Benjamin Stevenson rivisita i classici alla Conan Doyle e Agatha Christie con un twist. L'ironia di Cena con delitto e costruisce un giallo teso e fulminante che trascina il lettore in un intrigo micidiale. Era un po' che non leggevo un giallo, quindi sono curiosa e vi racconto anche dell'autore Benjamin Stevenson, che è pluripremiato stand-up comedian e scrittore. Ha fatto il tutto esaurito all'International Comedy Festival di Melbourne e al Fringe Festival di Edimburgo ed è apparso più volte su ABC, Channel 10 e Comedy Channel. Ha scritto 3 romanzi e lavora come agente letterario in Australia. In corso di traduzione in oltre 20 paesi, tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno, ha raggiunto il primo posto delle classifiche bestseller australiane e diventerà una serie TV per la HBO. Quindi chi ha Sky probabilmente poi la vedrà. Curiosa. Ah, bene. Il terzo libro è di Ines Thorne, La libraia clandestina. Ecco, io l'ho preso questo libro per il titolo. Ok, va bene. È un classico. In questo caso, lo sapete, quando si parla di libri, nei titoli, eccetera, io ci casco sempre. Ultimamente non mi è andata molto bene, se avete visto alcune delle mie ultime recensioni. Comunque, in questo libro, guarda caso, siamo durante la Seconda Guerra Mondiale a Francoforte nel 1946. La giovane Krista è cresciuta tra gli scaffali della libreria di famiglia gestita da suo zio Martin. La sua passione per i libri e la letteratura non si è mai affievolita, neppure durante la guerra, quando la libreria ha chiuso le sue porte a seguito della deportazione di Martin, accusato di vendere libri proibiti. Ora che la guerra è finita, lo zio, sopravvissuto ai campi di concentramento, riapre il negozio e Krista non solo può riprendere le sue amate letture, ma può coronare il suo sogno di iscriversi all'università per studiare letteratura. Ma proprio quando tutto sembra volgere al meglio, nuovi problemi familiari, come l'arresto inaspettato di Martin per omosessualità, costringono Krista a rinunciare alla sua grande aspirazione e a occuparsi in prima persona della libreria. Superata l'iniziale delusione, tuttavia, quel sogno infranto si trasforma in lei e in un'occasione preziosa per organizzare seminari letterari, circoli di lettura e presentazioni di libri, dando vita al dibattito culturale che ha sempre sognato. In quel luogo, Krista sente di aver trovato finalmente il proprio posto e forse anche l'uomo della sua vita, ma che fortunella. Ma le ferite della guerra non si sono ancora rimarginate e la giovane libraia dovrà usare tutta la sua determinazione per proteggere la libreria e la propria felicità.
Attraverso la storia di Krista e della sua libreria, Ines Storm ci mostra come i libri e la cultura siano strumenti imprescindibili per costruire idee, aprire orizzonti e coltivare la libertà. Beh, sì, insomma, ovviamente ha scoperto l'acqua calda, vero? Comunque, la nostra autrice è nata a Lipsia in Germania. Dopo aver lavorato per alcuni anni in libreria, ha studiato filosofia e letteratura. Nel 2003 ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura, che è la sua grande passione. Autrice di numerosi romanzi, La libraria clandestina è il suo romanzo di maior successo ed è anche il suo primo romanzo che io leggo, però non sono sicura che sia veramente nuovo questo romanzo. Vediamo un po'. Prima edizione no, in realtà sì, è del 2022, del giugno 2022. Ultimo libro, last but not least, ta-da! Una delle mie autrici preferite, Laura Imai Messina. Non vi ho mai ancora raccontato della mia passione per uno dei suoi ultimi libri, che è proprio qui. Vediamo se ce la faccio. Questo l'ho comprato dopo averlo letto in biblioteca, mi era piaciuto tantissimo. Quel che affidiamo al vento, una storia bellissima. Dai, magari un giorno vi faccio un video solo su questo libro perché vale veramente la pena. Questo l'ho comprato perché è stata un'edizione particolare con anche le illustrazioni di Igor, che è un artista giapponese bravissimo. Comunque, torniamo a noi. Questo è il suo ultimo libro che ho preso in biblioteca, però se mi piace lo comprerò sicuramente. E aspetto magari l'edizione con le illustrazioni di Igor anche in questo caso per renderlo tutto più prezioso. Allora, il libro nuovo di Laura è intitolato L'isola dei battiti del cuore e già il nome è un bel programma. Vi leggo la seconda di copertina. Alle porte di Tokyo, in una cittadina lambita dall'oceano e circondata dalle montagne, sorge la casa dove Siyushi ha trascorso l'infanzia e dove ha appena fatto ritorno. Suishi è un noto illustratore, ha 40 anni e una cicatrice in mezzo al petto. È ossessionato dal proprio cuore, che si ausculta ogni sera, e alle memorie confuse che ha del passato. Sua madre, per proteggerlo dai dispiaceri, ne ha manipolato i ricordi d'infanzia. Di tutti i suoi piccoli drammi, gli ha sempre raccontato una versione migliore. Ma se non si ha la certezza di aver sofferto in passato, di avercela fatta, da dove si ricava il coraggio di tentare ancora? E allora Siushi si accorge di un misterioso bambino che si aggira intorno alla casa. Questa strana presenza fa nascere in Siushi molte domande. Chi è quel bambino che lo osserva e perché ha scelto la sua casa? E soprattutto, come si pesca un pesce bambino? Siushi scopre che il pesce bambino si chiama Kenta, ha 8 anni e vive prodigiose avventure nella solitudine più assoluta. Ma il pesce bambino, che è Kenta, il disegnatore surfista che è Siushi, stringono giorno dopo giorno una straordinaria amicizia e quell'incontro cambierà per sempre la loro vita. Li porterà in un luogo che batte al ritmo del cuore, pronunciato in tutte le lingue del mondo. È Teshima, un'isoletta remota nel sud-ovest del Giappone, dove sorge l'archivio dei battiti del cuore. Dopo quel che affidiamo al vento, Laura Imai Messina torna in un luogo incredibile eppure reale del Giappone. E nel viaggio in cui ci conduce ci permette di avvicinarci a un mondo diverso di concepire la vita e i suoi smarrimenti, ma soprattutto ci dona una delle chiavi essenziali per interpretare il presente. Quella per ritrovare la felicità perduta. Io ho un grande amore per la cultura giapponese, anche se è piena di contraddizioni, no? Perché se pensate alla vita frenetica di Tokyo, però a tutta la profondità della filosofia giapponese zen, è veramente incredibile. È uno dei posti che non ho mai avuto ancora la fortuna di visitare, però mi piacerebbe davvero tanto un bel viaggio in Giappone, spero presto.
Per chi non la conoscesse, Laura Emma Messina è nata a Roma, a 23 anni si è trasferita a Tokyo dove ha conseguito un dottorato in letteratura. Attualmente insegna presso alcune delle più prestigiose università della capitale giapponese ed è autrice di vari romanzi, saggi e storie per ragazzi. Vive tra Kamakura e Tokyo con il marito Ryosuke e i figli Claudio Sosuke e Emilio Kosuke, di cui parla sempre molto spesso nei social. Io la seguo, è veramente una persona adorabile. Bene, che ne pensate di questi libri? Queste sono tra le letture che farò a gennaio e quindi a presto per le recensioni. Vi aspetto qui sul canale anche per il prossimo video. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, il supporto, i commenti, i like e ci vediamo al più presto. Intanto anche a voi buona lettura!